Eccoci di nuovo, Ale, siamo di nuovo qui. E niente, siamo di nuovo qui, di nuovo su Startup On Air, parliamo di nuovo di startup, quindi aziende che fanno business. Che bello. Che bello. Io sono malato, tra l'altro, ci sei. Replicabili e scalabili. E quindi oggi peraltro abbiamo un'intervista interessante. Molto interessante. Quindi prima di iniziare tutto, direi che facciamo andare la sigla. Sì, è anche molto lunga l'intervista. E poi torniamo su Startup On Air? Sì. Sì, dai. Ok, eccoci qua, eccoci di nuovo qua su Startup On Air, di nuovo come ogni venerdì abbiamo oggi invece un'intervista interessante, direi, no? Perché oggi andiamo a intervistare Innogest, che è un fondo di investimenti, e abbiamo qui con noi Giuliano, che ci parlerà un pochino di Innogest. Però prima di parlarci di Innogest, Giuliano, e prima di presentarti insomma con quello che è il tuo ruolo all'interno di Innogest, ti chiederei cortesemente di parlarmi magari un pochino di quelle che sono le tue esperienze passate, un pochino qual è stato il tuo percorso, diciamo, per arrivare poi alla fine a lavorare in un fondo e insomma lavorare con quelle che sono, diciamo, le startup, che in questo momento è anche un po' una moda, no, in Italia, per fortuna. Ho cominciato come ingegnere elettronico, sono arrivato al Politecnico di Torino e poi ho avuto l'opportunità di lavorare molto all'estero, in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, prima nell'industria e poi dopo un MBA in SEAD, dopo un MBA in fondi di investimento, in particolare in Carlyle, molto nota per i grandi fondi di buyout, ma che ha anche un fondo di venture capital, dove mi sono fatto le ossa. Passando poi prima per una piccola esperienza in Bain, in società di consulenza.
Oh, ok. E la cosa, appunto, che non mi è piaciuta molto la risposta che mi hai dato, no? Che mi dicevi, le start-up, appunto, sono una moda, per fortuna. Ma perché quando abbiamo cominciato in questo modo. Io ero in Carlisle, ero a Londra, facevamo investimenti paneuropei in start-up che venivano un po' dappertutto dall'Europa e da Israele. E in Italia c'erano molto poche, no? Soprattutto c'erano molto poche che potevano aspirare ad essere investite da un fondo basato a Londra. E questo perché mentre quando la startup viene dalla Francia, spesso è già in qualche modo preparata, direi quasi incubata da un fondo francese o dalla Germania, perché la Germania da un fondo, da un fondo inglese, da un fondo tedesco. In Italia non c'erano questi fondi che potevano preparare questa startup, no? Quindi da qui la scommessa di Innogest. E all'inizio, devo dire, parliamo adesso del 2005-2006, c'era molto poco in Italia, no? Ci si scontrava un po' contro una mancanza anche di abitudine, no? Nell'università tra i giovani che erano molto poco propensi a rischiare nel mondo delle start-up, a fare gli imprenditori. Ma peraltro, vabbè, questo in realtà io penso, Claudio, che sia anche cioè c'è in questo momento quello che vedo, una corrente di cambiamento, cioè stanno accadendo delle cose, però penso che ancora in Italia, insomma, quello che diciamo, il mondo dei venture capital e comunque gli investimenti in startup, vabbè, anzitutto parliamo sicuramente di cifre e di metriche diverse ancora per quello che si richiede a una startup anche in termini di maturità nel momento in cui un fondo decide, diciamo, di entrare, di investire in una startup e comunque anche come metriche, come richieste, no? Rispetto a quello che può accadere all'estero. Cioè, come vedi questa situazione in Italia? Anche se sta migliorando molto, sia a livello politico come impegni da parte della, insomma, anche dello Stato nell'incentivare, diciamo, questo movimento, a parte che l'Italia non è mai stato un paese estremamente imprenditoriale, un paese abbastanza di dipendenti, no? Sbagliatissimo. Nel senso, a livello di Sbagliatissimo. mentalità delle persone, poi esistono tantissime PMI. Non sei d'accordo? Vai, Sbagliatissimo. No, ci assolutamente piacciono no. le persone non d'accordo. Perché il Nord Italia è uno dei paesi, delle regioni più imprenditoriali d'Europa. È una delle regioni in cui l'etica del lavoro, del rischio, eccetera, è tra i più alti in Europa. Purtroppo si è in qualche modo scaricato a terra su settori poco innovativi tradizionalmente, non sulla metalmeccanica e su cose di questo tipo. Però la cultura dell'imprenditoria è lì e su questo noi un po' scommettiamo che ci sia il terreno fertile perché anche chi si affaccia invece a settori più innovativi, più tecnologici, possa fare un buon lavoro, no? Perché alla base c'è la cultura dell'imprenditoria, poi c'è anche l'idea, poi c'è anche la tecnologia. Non so, nel senso, ti parlo di quella che è una mia. Se tu mi parli di imprenditoria, come ok, se guardiamo il mondo, forse un po' appunto più industriale, metalmeccanico, in parte diciamo che posso condividere l'idea, o se guardiamo le PMI, tantissime PMI, tantissime piccole imprese, ma non ho mai visto, diciamo, questa tendenza molto più, per esempio, accentuata negli Stati Uniti o all'estero, appunto, di guardare un'idea in maniera scalabile, in maniera più di crescita imprenditoriale. Cioè, ho visto sempre l'Italia come un paese dove si tende a stagnare, a mantenere la mentalità abbastanza, come si può dire, più chiusa, più ridotta, cioè più di scala ridotta. Questa è un'impressione che ho sempre avuto, però può essere sbagliata. Insomma, lavori nel campo da più tempo di me, quindi mi fa molto piacere essere È corretto contraddetto. quello che dici, ma la scalabilità e l'internazionalità di una società è anche correlata ai nuovi settori, no? Cioè se sei comunque in un settore molto tradizionale, che so, fai costruzioni, spesso
cioè anche la società francese di costruzioni probabilmente è molto legata al suo territorio. Al territorio, no? Okay. Quindi quando siamo invece in settori molto più innovativi, il digitale, il medicale, questi settori qui, ha molto senso di parlare di scalabilità, di presenza mondiale, eccetera. E il problema sembra che l'università in Italia in qualche modo spenga l'entusiasmo imprenditoriale, no? Quando uno va all'università, cioè forse si limita al liceo, magari diventa imprenditore, poi se va all'università in qualche modo questa latente imprenditorialità scema. Sì, ok, allora adesso, ok, è solo una questione di capirsi, perché questa è la cosa che io vedo, cioè nel senso l'università ti prepara, ma ti prepara a fare un mestiere. Esatto, cioè, un dipendente. Ti mette già nell'ottica di diventare un dipendente, mentre invece... Magari un manager di grandissimo successo, ma un dipendente. Ecco, ok. Questo invece molto spesso, appunto, all'estero quello che vedo è proprio questa... c'è proprio una spinta anche dal basso, mentre invece qua, anche a livello genitoriale, no, la cosa è no, trovati, sistemati... Fai questo intendevo quando. Ecco, per fortuna okay. Sta un po' cambiando. Questo no? Sta cambiando, questo l'ho notato anch'io. Questo, quindi, negli ultimi 10 anni, secondo me, c'è stato un enorme cambiamento. Forse ancora connotato come una moda, mm-hmm. Non ancora maturo, ma un cambiamento. Stiamo andando nella direzione giusta. Sì, non ancora. Sì, la direzione è sicuramente quella giusta, anche se. Ancora molto spesso sia da però di questo magari ne parliamo dopo è ancora un po' moda e quindi trovo che la scrematura magari da parte degli incubatori, da parte degli acceleratori, tutto quello che è diciamo l'ecosistema che ruota intorno al mondo delle startup sia forse anche naturale, forse anche giusto che debba essere così, nel senso di un imbuto all'ingresso forse un po' troppo ampio che quindi fa a volte rende startup forse un po' troppa roba che magari potrebbe solo rientrare all'interno di servizi, di cose, di applicativi che possono rientrare all'interno di un applicativo particolare magari già sviluppato, già presente o un servizio comunque già presente del quale questo può diventare un tassello piuttosto che non una vera e propria startup. Però forse anche questo imbuto ampio serve in questa fase qua, volendola guardare dalla parte positiva, a veicolare, comunque a portare, a far crescere diciamo questo turbine per poi scremare più in là. Non so se... Sì, sono d'accordo, cioè alla fine si deve creare un ecosistema, si devono creare tante iniziative da cui far partire quelle di grande successo. No? Si ha l'impressione che nella Silicon Valley funzioni tutto, in realtà una su 1000 ce la fa, non solo che lì magari ce ne sono 100.000 e ce ne fanno in 100. Anzi, forse in Italia non abbiamo il fenomeno inverso, forse questa prudenza tutta europea, forse particolarmente italiana, è quella che poi un po' come c'era stato adesso, faccio un'analogia che in realtà non c'entra, ma secondo me ha un suo senso, l'analogia insomma dei mutui subprime, no? Di fatto forse il fatto che da noi questa non ci sia questo ci sia molto di più una verifica delle metriche, una tendenza ad investire solo quando c'è una maggiore certezza, per quanto ci possa, cioè per quanto la certezza in realtà quando si parla di startup è sempre molto, molto aleatoria, no? Si parla molto spesso dello spray and pray. In realtà questa tendenza tutta europea forse può essere anche in qualche maniera positiva, magari non positiva per tutte le startup che vorrebbero ricevere l'investimento, ma poi alla fine a lungo termine paga di più in merito agli investimenti riusciti. Può avere Penso senso? Che sia questa mentalità sia un limite, ma sia anche una grande opportunità per questo continente. No? Abbiamo delle cose da imparare dagli Stati Uniti, ma abbiamo anche dei punti di forza che sono il pragmatismo, sono la ricerca delle metriche, dell'arrivare subito alla profittabilità. Qualche volta quando mi confronto con fondi di matrice anglosassone e gli faccio vedere dei nostri business plan di società a cui magari pensiamo di fare coinvestimenti e vedono che arrivano in 3-4 anni come business plan, non che arriva anche solo a business plan,
che arrivano alla profittabilità dicono ma non è possibile, perché nelle nostre start-up se tu hai un euro di profitto in realtà quello hai già previsto di investirlo, quindi comunque non fai profitto subito, non fai mai profitto, no? Investi tutto nella crescita. È ovvio che questo investire tutto nella crescita, qualunque euro di marginalità, significa poi creare dei mostri sacri, no? Che diventano dei player globali. Però in Europa probabilmente ne falliscono un po' di meno. Sì. Però probabilmente il livello di successo è un po' più alto, perché c'è questa attenzione alla concretezza e alla profittabilità un po' più, direi, sana, no? Quindi diciamo che rischiamo, cioè da un lato rischiamo di avere magari meno aziende con dei boom, quindi una quantità di, diciamo, con un moltiplicatore altissimo, rischiamo di avere meno aziende con un moltiplicatore altissimo, ma forse di più con un moltiplicatore medio, quindi alla fine forse il modello potrebbe anche pagare di più. In qualche modo. Cerco in qualche maniera di interpretare, non essendo dall'altra parte. Ecco, Innogest, parlando di Innogest, tu sei qua giustamente in rappresentanza di Innogest, ti chiederei, ecco, quali sono, insomma, un po' le caratteristiche di Innogest, quali sono diciamo, se c'è una preferenza nelle startup che Innogest seleziona, cosa che mi sembra ci sia assolutamente, però correggimi se sbaglio, insomma, qual è il tipo di, insomma, le caratteristiche, un po' le specifiche di Innogest come fondo rispetto ad altri fondi in questo momento in Italia. Dunque, noi investiamo alla fine in due settori, che sono l'ICT e il digitale da una parte e il medicale dall'altra. Perché? Non perché abbiamo fatto degli studi di consulenza strategica particolarmente sofisticati, ma perché operando da vari anni ormai in Italia ci siamo resi conto che questi sono i due settori che premiano. Poi ogni tanto guardiamo anche a tutto tondo ad altri settori, ma questi sono i due settori in cui le nostre competenze sono sempre più profonde e si focalizzano, dove il nostro network è più forte e dove cerchiamo con proattività delle società. A livello di stadio di sviluppo investiamo in tutti gli stadi di sviluppo di una tipica startup, quindi a livello seed, quando tipicamente non c'è ancora un prodotto, non è un'idea, è qualcosa di più, ma non c'è ancora il prodotto finale. A livello cosiddetto early stage, cioè quando c'è già il prodotto, ma questo prodotto non è ancora sul mercato, lo è da molto poco. E a livello late stage, quando c'è il prodotto ed è stato già testato sul mercato e si tratta quindi adesso di scalarlo, di farlo crescere, renderlo più forte. D'altronde noi investiamo in tutti questi tre stadi, ma solo in Italia. Siamo testardamente convinti che sia meglio investire in Italia, essendo leader negli investimenti italiani e nell'accompagnare i migliori imprenditori italiani, piuttosto che dividerci, essere uno dei tanti sul panorama europeo. Quindi la logica è quella di so fare molto bene questo, mi concentro su quello che può essere il mio core business, conosciamo bene questo tipo di settore, conosciamo bene questo tipo di territorio e abbiamo competenze e network in questo territorio qui, perché allargarci e rischiare di disperdere le energie, un po' è questa la logica? Assolutamente. Guarda, creare una startup di successo ci vogliono non tante energie, di più, moltissime energie. Ci sono sempre tantissimi rischi, tanti sforzi che occorre concentrare sugli imprenditori, sulle idee vincenti. Allora, per fare questo occorre essere specializzati, essere focalizzati.
occorre essere relativamente vicini all'imprenditore. Io credo di sapere in qualche modo come aiutare un imprenditore italiano, un po' meno come aiutare un imprenditore tedesco, un imprenditore scandinavo, no? E poi occorre fare tanto sistema, cioè noi abbiamo, credo, l'ambizione di portare aziende italiane a diventare dei leader mondiali. Mm-hmm. Al tempo stesso ci rendiamo conto delle difficoltà e non ci crediamo autosufficienti in questo sforzo. Quindi, nonostante siamo probabilmente il principale fondo italiano nel nostro settore, cerchiamo ogni volta di creare, di aggregare competenze finanziarie e industriali intorno a questo, ai vari progetti. No, quindi tipicamente quando noi investiamo, sin dall'inizio investiamo insieme ad altri. Chi sono questi altri? Sono altri fondi internazionali, altri fondi nazionali. Qualche volta sono degli individui, degli industriali che hanno magari già fatto esperienza e delle exit nel digitale o nel medicale, nei settori in cui ci focalizziamo e che coinvestono insieme a noi. Qualcuno... Lo potrebbe pensare come risk sharing, non è risk sharing, è portare più risorse al tavolo di quella società e portare più risorse finanziarie, portare più risorse industriali, più network, accettando di avere una fetta magari più piccola, ma di una torta potenzialmente più robusta e più grande. Sì, no, è una buona logica, anche perché come ti raccontavo prima, ragiono con la stessa logica, cioè io ritengo che ecco, poi magari di questo ne parliamo, se vediamo se condividete che in una startup, vabbè, anzitutto il fondamento, per al di là dell'idea vincente, al di là del business model ben fatto, che quindi abbia già delle logiche, abbia magari già a livello di metrica avuto dei riscontri, è sicuramente quello di poter allargare tantissimo il network e poter avere anche tutte il più possibile più competenze all'interno, in modo da non da essere il più autonomi possibile, soprattutto nella prima fase, che è una fase di espansione. Ecco, ma mi piace molto in realtà il discorso che hai fatto, perché tendenzialmente un fondo invece interviene esclusivamente a livello perché è importantissimo, però a livello mi viene a dire banalmente finanziario, no? Quindi esclusivamente dando risorse finanziarie, ma senza andare a dare tutto quello che può essere invece una parte di network, una parte di consulenza imprenditoriale, anche se, per carità, il fondo normalmente interviene nel CDA dell'azienda, quindi mettendo a seguito dell'investimento delle figure, diciamo, nella parte di gestione, però è molto meno interessato a dare un supporto all'imprenditore, cosa che invece a livello personale, ma questo è un parere personale, ritengo fondamentale, perché molto spesso magari lo startup ha la buona idea, ha diverse competenze all'interno, ma magari non tutte, e quindi la parte di sviluppo si ritrova un po' spesso penalizzata, no? Poi la parte, diciamo, il passaggio. Guarda, questa è una necessità, di cui ci rendiamo sempre più conto, e lasciami dire, siamo sempre più paranoici, no? Cioè, noi non ci vogliamo in nessun modo sostituire all'imprenditore, non ci vogliamo in nessun modo sostituire al management, ma capiamo, sperimentiamo che tutti abbiamo bisogno di un aiuto sempre più forte, se vuoi, proporzionalmente alle nostre ambizioni, no? Cioè Innoge stessa, se vuole crescere, ha bisogno di un sacco di aiuti. I nostri investitori, quelli che investono dentro Innogest, li coinvolgiamo, gli chiediamo di aiutarci, di portare operazioni, di aiutare le nostre società a meglio crescere. Non ci sentiamo autosufficienti, vogliamo aiuto. Al tempo stesso i nostri imprenditori, quelli bravi, quelli aperti, avendo ambizioni importanti, hanno voglia e bisogno di un sano aiuto, e più sono ambiziosi, più sanno di aver bisogno di quell'aiuto. Semmai qualche volta ci chiediamo se siamo abbastanza bravi, no? Cioè, se vuoi arrivare a 100, hai bisogno di aiuto 100. Siamo bravi a dare questo aiuto di 100? Magari sì, no? Però magari poi c'è un imprenditore che vuole
raggiungere un risultato 1000 e magari eravamo bravi a dare solo 100, no? E allora cerchiamo con i nostri, diciamo, con umiltà e con sudore, di arrivare a dargli un aiuto a 500 e poi per il resto, no, gli mettiamo attorno altri investitori che danno il resto dei 500. Assolutamente, no? Quindi ecco, come è composto attualmente il team di valutazione, parlando degli startup, no, mi chiedo come è composto il team di valutazione, quali sono un po' le logiche, poi tradotte poi in soldoni, no? Cioè, suppongo che insomma, si abbia poi il supporto di advisor, cioè come si traduce questa cosa poi nella pratica verso lo startupper e quali startup e che tipo di percorso devono fare per essere e per, diciamo, per entrare in per poter passare il processo di valutazione in Innogest, al di là del fatto di avere, insomma, un'idea che abbia una sua logica, una sua forza nella crescita, ma questo magari lo vediamo cerchiamo di svolgere una dopo l'altra, vedi i monoteam o i team con una sola competenza all'interno. Team di startup con una sola competenza, tipo solo sviluppatori, solo marketing, non so, questa è una cosa che... Ma guarda, dunque, ti dicevo, noi cerchiamo di avere al nostro interno gente che viene dai due settori di riferimento, no? Mm-hmm. Quindi abbiamo, cioè, siamo tre partner, abbiamo degli investment manager, analisti, e poi soprattutto abbiamo questo network che cerchiamo di coltivare e cerchiamo di... con cui cerchiamo di avere delle relazioni molto continuative. Ci sono per esempio dei venture partners che sono partecipano al nostro processo di selezione e anche di cura delle società di portafoglio, e poi i nostri investitori, i nostri advisor e così via. Dicevi qual è il processo? Giusto? Sì, ecco, una startup, che tipo di processo di selezione deve passare, quali sono le buone pratiche, anche perché molto spesso arrivano, penso che una buona parte dipende anche dal fatto che uno deve scremare molto spesso. Adesso, oggi vedevo un post di direttori su Facebook che era molto divertente con... Insomma, cominciamo bene, perché c'era questa startup che aveva scritto un po' una baggianata su quella che poteva essere la busta di invio del progetto, no? Però era un po', questo è un discorso che abbiamo fatto anche con altri fondi, insomma, anche per schermare all'inizio, perché molto spesso manca un po' la cultura del quando mi rivolgo al fondo, un pochino ne abbiamo parlato prima spiegando, insomma, quali sono i punti in cui voi investite. Peraltro i fondi di investimento in Italia stanno spostando molto l'asticella appunto anche verso il seed, cosa che invece una volta non veniva tanto. Adesso non so Innogest in particolare, però insomma, qual è il processo, che tipo di startup abbiamo? Va a modo. Noi abbiamo sempre cercato di fare sempre seed early stage, tutto il processo, okay. Quindi, non guardiamo lo stadio, ma la qualità dell'opportunità. Ok, questo è già interessante. Bene, e invece quali sono, qual è il processo di valutazione, secondo quali logiche ci si... Dipende un po' anche dai settori, no? Mm-hmm. Però il processo tipicamente comincia con una mail, con una telefonata. By the way, mm-hmm. Il mio cellulare ce l'hanno in tantissimi, quindi diciamo sono I'm very happy di ricevere telefonate eccetera, in maniera molto informale. Spesso chiediamo, be careful, diamo il cellulare direttamente, chiediamo un business plan, però ecco, già il business plan non deve essere qualcosa di super strutturato, no? A me bastano anche due pagine che spieghino chiaramente qual è la novità, come questa novità viene monetizzata, come si cerca di andare sul mercato, non tanto nei prossimi 5-10 anni quanto magari nei 3-6 mesi, no, del primo lancio, in maniera molto pragmatica cosa che si fa. Mm-hmm. E poi c'è quando diciamo una startup ci appare abbastanza interessante, tipicamente la incontriamo. Mm-hmm. As simple as that, no? E qualche volta le risparmiamo un viaggio magari con una conversazione telefonica. Mm-hmm. E da lì un paio di incontri, se ci interessa cerchiamo di capire se questo interesse è concretizzabile su dei termini, no? Magari ci dobbiamo
ci dobbiamo incontrare su una proposta di investimento che in gergo si chiama il term sheet. Sì, okay. E a quel punto si firma un term sheet e si fa una vera e propria analisi approfondita che può durare, a seconda dei casi, qualche settimana o anche qualche mese. E, quindi diciamo che è più verso la settimana, quando stiamo parlando in fase, diciamo, di quando, diciamo, il business model è definito, ma ancora non vi è, cioè siamo non in una fase di idea, come si diceva prima, ma già in una fase di progettualità sensata con una sua forma, suppongo al mese, quando, insomma, stiamo parlando di un late stage mesi, dove, certo, insomma, dove le, esatto, richieste sono diverse. Assolutamente. E, il processo, diciamo, lo si può strutturare, no? Come una fase di conoscenza, di approfondimento, di definizione dei termini, di due diligence approfondita anche di natura legale, contabile e poi di contrattualistica. Però poi alla fine sono tanti incontri di conoscenza e qualche volta, francamente, anche l'incontro sui termini legali e sì, un incontro, perché comunque sui termini legali bisogna intendersi e bisogna incontrarsi, ma è soprattutto un modo per conoscersi. Sì, sì. No, beh, sui termini legali sicuramente bisogna incontrarsi, perché molto spesso anche le clausole, menziono quello perché è la parte più noiosa, no? meno interessante. Sì, sì, la cosa più interessante è quando si parla del business, della tecnologia, delle idee nuove, di come imporle sul mercato. Però anche quando si parla di cose molto noiose, come le cose più finanziarie, più legali, ecco, quelli sono però tutti i momenti in cui ci si conosce. Sì, che poi sono le fasi che un po' più spaventano lo startup, no? Perché quando si parla appunto di liquidation preference, di tutto quello che può essere tag along, drag along, insomma tutte le varie cause che sono quelle poi tipiche in realtà e che non abbiamo inventato noi in Italia, inventato gli anglosassoni, no. Proprio quelle a cui guardiamo con tanta deferenza. No, ma è vero, ma poi infatti tante che appunto hanno peraltro nomi anglosassoni, non hanno nomi italiani, perché giustamente arrivano da lì, sono state un po' traslate con delle logiche. Comunque, guarda, effettivamente ogni tanto c'è un po' una paura da parte dello startupper, magari a maggior ragione se viene da un ambiente universitario, di ricercatore, eccetera, cosa sono questi termini, la finanza, ma in realtà è veramente l'incontro, cioè, noi in qualche modo siamo categorizzati come finanziari, no? Anche come, cioè, siamo vigilati da Banca d'Italia, come le grandi banche, eccetera, però alla fine di finanziario la parte prettamente finanziaria è estremamente limitata. Noi spendiamo il 90% del nostro tempo a parlare di prodotto, di tecnologia, di clienti. Sì, anche perché del resto venture capital sono investitori di ventura, no? Insomma, persone che investono nella fase in cui il rischio è più alto, ma il gain, anche, cioè il vantaggio che si può andare poi a... E quel vantaggio però tu lo prendi entrando nel business, esatto. No? Mentre quando tu investi magari in una società già matura, no? Magari una società che è lì da 40 anni, che è già lì nel proprio settore, eccetera, eccetera, allora lì i numeri, la contabilità, la finanza, la profittabilità, quelli fanno da padrone, no? Certo. Quando investi in una startup, invece è tutto prodotto, è tutta tecnologia, è tutto il team, è tutta la relazione interpersonale, è tutta l'attitudine di come vai sul mercato. Mi ricordavo sempre in quell'incontro, c'era, adesso mi è venuto in mente, mi aveva fatto dire questa cosa qua di Dettore, che stavo raccontata, questa cosa qua del... c'era stata, non so se ricordo, in quell'incontro lì c'era stato appunto questa cosa di cui parlavamo prima fuori onda, no? di Yes for To, un annetto fa qui a Torino, e c'era stata una psicologa che evidentemente era alla ricerca di un posto, che chiedeva come si valutava il profilo psicologico di un imprenditore, no? C'è stato Dettori che ha risposto: dall'odore. Però in parte penso sia condivisa, no? Un po' quella che può essere l'attitudine, adesso te la butto lì, insomma, cioè, c'è questa cosa qua dell'odore in qualche modo. Ecco, invece parlavamo del team,
Che cosa mi dite riguardo, cioè qual è il vostro atteggiamento, la vostra insomma, la vostra posizione riguardo a quello che può essere il team, da quante persone è formato il team, le competenze, cioè qual è il vostro, quello che avete visto, sia come track record, quindi quello che è la vostra esperienza, sia come proprio posizione di base, se c'è una posizione di base. A quanto ho capito avete molta flessibilità. Adesso non Sì, so se questa si riversa anche nel term sheet. abbiamo flessibilità. Ma guarda, noi non abbiamo delle posizioni, no? Cioè, se investissi in aziende mature, che hanno una loro storia, una loro, robustezza, eccetera, lì si dovrebbe giustamente parlare di posizioni. Non so, c'è chi investe in società che hanno magari dei margini di un certo tipo, che hanno una posizione sul mercato di numeri 1, massimo numeri 2, eccetera, eccetera. No, hai queste posizioni. Noi investiamo in idee, tecnologie che possono cambiare il mondo, che possono creare enorme valore, ma che oggi sono uno zero, no? Allora, tutto il resto è indirizzato a, visto che prendiamo un rischio intrinsecamente altissimo, ridurre leggermente, mettere dei fattori mitiganti intorno a questo rischio. Quindi un fattore limitante è mitigante, scusate, è il team, no? Più il team è numeroso, robusto, variegato, senior, più è probabile che quel rischio venga affrontato con determinazione, ma anche maturità e con professionalità, no? E così via. Ma non è che ci spaventiamo se c'è un solo imprenditore. Qualche volta c'è un ricercatore, magari gli costruiamo attorno un team, no? Alla fine la cosa importante è l'idea giusta, la tecnologia giusta, nel mercato giusto, che abbia lo spazio concreto, di sviluppo. Ok, quindi cioè, anche da quel lato lì c'è flessibilità. Ecco, non ho notato, ma questo da quella che è stata la mia esperienza in breve, la stessa flessibilità spesso dalla parte del team a condividere, a far crescere il team. Questo dalla vostra esperienza, da quello che avete fatto voi. Poi forse insomma, chi entra in InnoGest e accetta e entra all'interno poi del fondo, probabilmente questa logica qui è perché l'ha digerita, no? Però diciamo. Tra le varie aziende o comunque varie startup che avete visto, che tipo di, non so, che tipo di riscontro, che tipo di feeling hai rispetto a questa cosa, rispetto a questo voler allargare il team? Cioè, spesso nei fondi, scusami se ti interrompo, mi è venuta in mente questa cosa, no? Che spesso anche all'estero, cioè proprio viene previsto appunto il bacino, questo pool, quindi questa piscina di questo 20%, generalmente viene più o meno stabilito così, in equity per il management, per, insomma, anche perché una startup Per all'inizio non è che abbia introdurre nuovi molto manager. da pagare, no? Certo, e peraltro sai che ormai in Italia, per esempio, lo stock option pool per le start-up con le nuove normative è fortemente, no, no, agevolato, defiscalizzato e Sì, tutto il resto, è quindi passato. abbiamo un buon contesto normativo. Allora, beh, diciamo che è abbastanza umano e naturale che un imprenditore, che tipicamente è una persona che ha una buona opinione di sé, no? Non sia così pronto ad accettare consigli altrui, ad accettare magari persone proposte da qualcun altro o per persone non così affini a lui, no? E questo qui qualche volta è un elemento limitante non banale, che peraltro si incontra nelle start-up, si incontra anche in imprenditori molto maturi, che hanno fatto un percorso magari anche di un certo successo. E lì noi cerchiamo di adottare tutta la maieutica di cui siamo capaci. E certo che investire in una società che ha una tecnologia nuova, in un business model nuovo, in un mercato non provato,
eppure un imprenditore che testardamente non vuole ascoltare è un po' difficilotto. Un po' tosta. Sì, no, anche perché tendenzialmente penso che la caratteristica di un buon imprenditore sia anche un'apertura mentale. Parlavamo appunto di imprenditorialità e del fatto che molto spesso insomma si riscontri un po' la chiusura da parte dell'imprenditore a diciamo a cedere dell'equity in cambio di un rinforzo del team, no? Quindi anche della propria potenza di fuoco, forse. Purtroppo succede anche quello. Ok. No, io penso che sia normale che un imprenditore debba, non so, cercare di diluirsi il meno possibile, eccetera, eccetera, no? Però basta che si sia chiari, no? Cioè, se l'imprenditore vuole arrivare a crescere la società fino a un livello medio, magari non ha bisogno di diluirsi eccessivamente. Se vuole invece arrivare a livelli eccelsi, ha bisogno di tutta una serie di aiuti finanziari e umani, manageriali e di competenze che costano, e quel costo qualche volta vale la pena pagarlo in cash, in soldi se ci sono, e qualche volta vale la pena pagarlo in equity. Il vantaggio di pagarlo in equity, come sai, è che non solo non spendi cash, ma allinei gli interessi di coloro che ricevono quell'equity. Assolutamente, ma esatto, allineare gli interessi, questo credo sia la cosa più importante, perché un management che è legato all'azienda, anzitutto tutte queste cose qui che esistono molto spesso nei contratti commerciali o quant'altro, di patti non concorrenza e quant'altro, diciamo che sono già in parte elusi nel momento in cui lo stesso manager ha interesse all'interno dell'azienda, perché a quel punto lì, insomma, si pesta le scarpe da solo se va a fare concorrenza alla propria azienda. E secondo, appunto, può evitare, nella fase in cui il denaro è poco, di andare a pagare ciò che non puoi. Lo può allocare magari su strade migliori. Assolutamente, assolutamente. Ecco, parlando di startup, cioè anche andando un po' in conclusione, c'è qualche evento a breve che consiglieresti alle startup o agli startup, insomma, qualche evento al quale partecipare? Ma me ne vengono in mente due. Uno, abbiamo organizzato questo premio Applico sulla medicina, stiamo facendo questa cosa un po' particolare, che non solo premiamo i migliori ricercatori, i migliori progetti, ma poi all'interno dei vari congressi di medicina stiamo promuovendo una modalità in cui sono i medici a raccontare ai tecnologi i problemi irrisolti della medicina, stimolando i tecnologi nel risolverli, no? Che è qualcosa che spesso succede il contrario, no? Il tecnologo pensa: ah, ma quel medico dovrebbe avere questo problema, non so, nell'oftalmologia, nella cardiologia, sì, sì, eccetera. Insomma, top down. Esatto. Quindi un po' più bottom up, anche perché abbiamo una cultura medica in Italia estremamente di eccellenza, che non si trasferisce tanto sul lato del tecnologo. E comunque questa cosa la facciamo il 21 di novembre a Roma, durante il congresso nazionale della Società Italiana di Oftalmologia. Poi so che c'è questo evento che l'ICE e il Ministero dello Sviluppo Economico stanno organizzando il 9 di dicembre per mettere in contatto le eccellenze italiane in termini di start-up e piccole società altamente innovative con una platea di investitori internazionali, e questo il 9 dicembre si va a Milano. Questo è interessante. Ecco, la tua opinione così, vai, ecosistema italiano delle startup, e non so, confrontato con quello che accade, non so, in Israele o in UK o negli States, cioè, via, due robe, due aggettivi, cose buone e cose cattive, detto in due parole, tra che te, in due parole.
Siamo molto indietro, ma proprio per questo c'è una grandissima potenzialità. Ah, io adoro queste robe. Tipo, siamo in crisi, ma è proprio questa l'opportunità. Io penso che questa crisi che sta mietendo vittime è sicuramente qualcosa che va affrontata, è una disgrazia e tutto il resto, però sì, è anche un'opportunità da certi punti di vista. Ecco, è una startup italiana, al di là del fatto dell'interesse appunto di InnoGest, come, perché InnoGest chiaramente è un fondo attivo, come giustamente mi dicevi, in Italia. Ecco, come vedi la startup che va all'estero a cercare l'investimento rispetto alla startup italiana, no? Rispetto, cioè, molto spesso dice: ah no, forse devo andare in UK a cercare gli investimenti piuttosto che cercarli prima in Italia. Ma guarda, secondo me l'imprenditoria fatta bene è un esercizio di grande buonsenso, no? Se qualcuno ha un business mondiale, pensa che il suo posto sia, che so, nella Silicon Valley, ha la forza di andarci, è il momento giusto per andarci, che ci vada. Se invece il suo business è mondiale, ma ha senso che faccia i primi passi in Italia e in Europa, allora probabilmente deve fare i primi passi dove è nata, no, l'iniziativa, e lì ha senso che abbia i primi investitori locali. Di nuovo, investitori locali, investitori internazionali, ma guardiamo piuttosto la qualità e il fit con quello che l'imprenditore fa e anche il fit caratteriale. Uh-huh. No? È un grande esercizio di buonsenso, cioè non ci sono delle regole, sì, ci sono dei, come dire, delle macro prassi, no? Uh-huh. Che ci possono guidare, però uno deve cercare la propria strada, guardare quello che ha senso per se stesso. Quindi può aver senso un investitore italiano, può aver senso un investitore internazionale, ma anche se ha senso un investitore italiano, anche guardare quale investitore italiano. Ah beh, quello sicuramente, cioè, appunto, molto bella, mi è piaciuta moltissimo la logica del fatto siamo molto bravi in questo, cioè insomma, che ti dà già comunque un indirizzo, perché appunto sparare a mucchio è, insomma, non è mai profittevole, no? Disperdere le energie. Quindi direi che è stata una puntata di intervista interessante, nel senso che la cosa che mi è piaciuta molto, appunto, non sono fatti tanti luoghi comuni. E anzi, siamo andati abbastanza sul preciso e su logica di buonsenso, cosa nella quale credo molto. Io tendenzialmente, ecco, la mia ottica è: no, prima lavora sul dove sei, ma esclusivamente per una questione di è vero, magari all'estero anzitutto c'è più competizione, perché è molto più maturo il mercato, quindi è vero che ci sono investimenti più alti, ma ti vai a scontare con tantissimi, e probabilmente con una cultura imprenditoriale leggermente più matura per alcuni versi, e quindi insomma hai anche a che fare con player insomma più scafati o comunque più aggressivi. Altra cosa del mercato italiano, piccolo per quello che si voglia, ma lo conosci meglio, cioè si parla di altri tipi di burocrazia, un'altra lingua, un altro, cioè comunque queste cose qui sono limitanti, a meno che uno non abbia, allora, però giustamente basiamolo sul buon senso, un imprenditore che ha vissuto 4 anni all'estero e conosce molto bene, che so, il mercato UK, perché no? Assolutamente. Hai sempre vissuto in Italia, parli solo italiano, non hai neanche un buon inglese, magari no, magari prima prova in Italia. O semplicemente ha senso partire da qui, perché da qui è la tua base di clienti, di la tua tecnologia è nata qui, il tuo team, eccetera. Sì. E poi magari successivamente, in un momento in cui la fase di sviluppo può essere buona, allora uno può anche iniziare a guardare a mercati. Ma alcuni dei grandi successi europei, no, da Skype, MySQL e altri, sono partiti tutti dall'Inghilterra, sono partiti da paesi relativamente periferici no, rispetto all'Inghilterra nel panorama tecnologico. Quindi dappertutto un buon imprenditore con buon senso, con molta capacità di lavoro e di sacrificio può avere successo. Assolutamente. Una società che ritenete una vostra buona, insomma, che parlando di case history, no? Tac, la prima società che ti viene in mente nella quale InnoGest ha investito e nella quale siete felici?
Ma guarda, recentemente abbiamo venduto una società che nel settore diagnostico biomedicale a un grande gruppo italiano e siamo stati contenti perché è una società che si chiama Silicon Biosystem, era nata all'università italiana come Si spin-off chiama? del Silicon Biosystem, come spin-off dell'Università di Bologna. Da no, bravissimi ragazzi ricercatori che magari fino a un anno prima no, non avrebbero avuto mai in testa di essere imprenditori, no? Hanno fatto questo passaggio, hanno avuto l'intelligenza e l'umiltà di cercare anche un imprenditore con esperienza commerciale, industriale, hanno cercato investitori. Hanno trovato noi, insieme a noi hanno trovato anche molti altri, perché poi ci sono stati vari round e in questi round poi alla fine sono entrati 30 milioni di euro, quindi che erano magari figli dei primi 500 mila euro messi all'inizio, no? Quindi una classica situazione di crescita sana, con ovviamente difficoltà, no? Nel percorso, alcuni ostacoli, ma abbastanza da manuale, che alla fine è rimasta in Italia, no? È diventata parte di un gruppo italiano che la sta sviluppando. Dopo quanto tempo c'è stata l'exit? Dopo 6 anni. Abbastanza in tempi, normalmente si prevede 3-5, 3-6, giusto? No? Più o meno sono quelli, 4, 4-5, 5, 6. Lo insomma, quindi è abbastanza stata anche abbastanza nei tempi. spera sempre su 3-4, Eh ma sì, fin quella è la sempre, sì. speranza. Benissimo, niente, io ringrazio moltissimo Claudio Giuliano e ringrazio molto Innoge per essere stata con noi, è stata una chiacchierata interessante, speriamo di, insomma, adesso stavamo pensando anche poi a preparare poi una tavola rotonda con diversi fondi e fare uno scambio quindi impostarla in maniera diversa, però ci ha fatto molto piacere avervi con noi. Grazie. E nel nostro piccolo, piccolissimo posto, e insomma, speriamo di rivederti presto. Grazie mille. Ti ringrazio, Claudio. Oi. Ah, e quindi ritorniamo alla gente normale, alla gente comune. Common people. Common people. Dai. Adoro sta canzone. E ricordo che quando è uscita ancora, vabbè, loro non erano famosi e c'ero io che insistevo, no? C'era uno di quei negozi che faceva registrare, insomma, di fatto ti davano la musicassetta originale e poi ti davano la musicassetta vuota da
per registrarci sopra, illegalissimo. Era diciamo le mule antico. Adesso invece siamo su Spotify, su Groove Charts, su cose così. Comunque io mi ricordo insistevo. Comunque del 96 sta canzone, e io insistevo perché dicevo: no, prendi questa, diventeranno famosi. E ci ho azzeccato, perché poi sono diventati famosi per l'epoca, chiaramente. Famosissimi. Per l'epoca, poi avevano avuto il loro boom, sai, come quei gruppi che, come sentite Ale sta male, avevano avuto il loro exploit, sono durati pochissimo, credo che abbiano fatto questa canzone e forse qualche altra, poi basta. Bene, niente, dopo esserci ascoltati i Pulp con Common People, un bel pezzo, quindi se avete voglia andatevelo a vedere, su YouTube lo trovate. Direi che Ale, noi siamo in chiusura. Tu come la vedi? Io la vedo. Tu no. Tu vedi solo più il letto, Ale. Tu vedi. Voi non lo sapete, ma in questo momento Ale sta male. Ha una faccia. Anzitutto è diventato più scuro del solito. Confermo. Tiene le cuffie in maniera strana. Guarda lo schermo con occhi che non vedono. Lui vede solo il letto. Però, senti, direi che ci rivediamo per la prossima puntata di nuovo su Startup On Air. Direi che è stata una bella intervista. Insomma, abbiamo parlato con Indogest, abbiamo scoperto un po' di questa realtà. E direi che ci mettiamo la sigla, che è sempre Digital Versicolor di Glass Candy, che Ale ama molto. In questo momento è lì che si tocca la testa, ha un mal di testa pazzesco, secondo me. E digita. Io ve lo cronaco. Lo scrivo. Dai, mettiamo la canzone. L'ha messa. Lo ha fatto. L'ho scritta.